Sicuramente sono contentissimo di come è andato quest'anno, veramente abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, abbiamo lavorato molto e adesso insomma non è tempo di riposarsi, nel senso che abbiamo altri appuntamenti e quindi i risultati di quest'anno sono soltanto una tappa e c'è tempo per migliorare e bisogna continuare a lavorare. Sì, assolutamente, è stato anche quell'anno lì ricco di soddisfazione, essendo io un appunto giovane emergente, e da lì comunque ho continuato a lavorare. La disciplina, diciamo che ci sono arrivato insomma con un percorso, quindi appunto in pista ti selezionano e vedono qual è insomma la specialità più congeniale per le tue caratteristiche. E quindi ho continuato il percorso, ho continuato a lavorare avendo ottenuto i risultati in quella specialità lì e sono arrivato appunto ai risultati di quest'anno. Ah, sicuramente è stato un ottimo risultato. Andavo lì insomma con delle aspettative, dopo l'Europeo insomma avevo portato a casa appunto l'argento e quindi andavo lì con delle buone aspettative almeno di portare a casa un buon risultato. In qualifica mi sono qualificato secondo, migliorando appunto il tempo che avevo fatto addirittura all'Europeo, quindi insomma speravo di salire sul podio, insomma poi tra la giovane età e un po' di inesperienza ho pagato appunto la finale e mi sono classificato al quinto posto. Adesso abbiamo molto da lavorare fino a febbraio. A febbraio parteciperò all'Europeo Elite in Svizzera e poi avremo tra febbraio, marzo e aprile tre Coppe del Mondo in cui appunto dovremo portare a casa il miglior risultato per provare a qualificarci per le Olimpiadi, insomma, essendo il primo anno valido per la qualifica olimpica.